Abili Union, io ti darò ogni cosa. Vieni a reclamare i tuoi diritti di nascita. È successo ancora. Ogni volta che faccio questo sogno, sento quella stessa voce. Sembra quasi che qualcuno cerchi di convincermi che io sono un certo Babi. Ciao sfigato, come va? Sto cercando di impegnarmi negli studi. Wow! Perché ti stanchi a leggere quando puoi imparare da riassunti sul CD-ROM? Stiamo andando a spendere qualche soldo in sala giochi qua fuori. Perché non vieni con noi? Già, ieri hanno installato un nuovo gioco. È tremendo, si chiama Elsie. Ti lascerò letteralmente sconvolto con 500 miseri punti. Ah, sciocchezze! Farò 2000 punti prima ancora che tu abbia cominciato a giocare. Vieni, Koichi, ci divertiremo. Chi sei? A che cosa pensi? Cosa? Ehi, Koichi, svegliati. Che succede? Ti sei incantato? Ho sentito una voce. Che intendi dire? Beh, so che può sembrarti strano, ma ho sentito una voce di donna sussurrarmi all'orecchio. Eh? Non hai avuto nessuno vicino, eccetto noi. Ricordi che anche recentemente ha detto di sentire delle voci? Ah, già, e riguardavano dei ruderi. Ha sognato che una voce lo chiamava dalla torre di Babele per farlo andare lì. Non c'è niente da ridere. Ho fatto quel sogno molte volte. Beh, ti terremo il videogioco in caldo, se ti venisse voglia di giocare. Per me vive nel mondo dei sogni. Se ci fosse un premio per sonnambulismo lo vincerebbe lui. La maggior parte della gente ha poca immaginazione. Se non tocca, non assaggia, non vede, non annusa, non crede a niente. Ma io sto cominciando a pensare che esista un mondo che va oltre le nostre sensazioni fisiche. Un mondo sconosciuto che esiste solo nei nostri pensieri. Chi sei? Eh? Di nuovo quella voce. Dove sei? Chi è che mi parla? Eh? Sei tu. Sei tu che comunichi con il pensiero. Hai sentito il mio richiamo? Ma perché sono il solo in grado di sentire la tua voce? Perché tu sei un essere, un sensitivo, esattamente come me. Non so cosa dire. Quello che dici non ha senso per me. Mi sfuggirai tanto facilmente. Guardate un po'. È orribile.
Fermo lì, bastardo! Eh? Sono un investigatore del Dipartimento di Sicurezza. Ti porterò al quartier generale per essere interrogato. Oh mio Dio, ma guarda! Guardate che salvo! Ma chi è quell'uomo? Ma dove va? Bisogna chiamare la polizia. Sì, una cosa mai vista. È incredibile. Non ho mai visto nessuno saltare così. Fa una mossa sbagliata e ti faccio saltare un orecchio. Ora voltati, lentamente. Ehi, un momento! Giù, giù! Quel ragazzo deve sapere qualcosa. Dimmi, perché hai incenerito quell'uomo? Ho eseguito gli ordini. Quel tizio avrebbe potuto tradirci. Beh, comunque non era indispensabile ucciderlo. Non ero disposto a rischiare la nostra operazione per la vita di un uomo. A proposito di rischi, chi era quel ragazzo con cui stavi parlando? Un sensitivo come noi. Non ci posso credere. Che tu ci creda o no? Ha dei grandi poteri. Io non ho percepito niente, devono essere dei poteri piuttosto deboli. Già. Lei è qui. Me lo sento. Ma perché in questo posto? Lasciatemi, non sono venuto qui per rubare, sono venuto soltanto per restituire questo ciondolo alla ragazza che poco fa l'ha perso per strada. Ehi, mettetemi giù! Ma dove mi state portando? Lasciatemi! Stai curiosando, eh? Chi diavolo sei? Io... ho trovato questo ciondolo.
Sapevo che eri in grado di seguire le mie tracce. Sei stata tu a condurlo qui? Sì, volevo vedere se sarebbe riuscito a percepire le vibrazioni. Mi hai attirato in questo posto come una calamita, perché l'hai fatto? Ha reagito come mi aspettavo. Voglio farlo conoscere al maestro. No, un momento. Giugiu, non puoi dire sul serio, noi non sappiamo niente di lui. Prima che tu ci esponga a un altro pericolo, voglio verificare i suoi poteri. No, non è pronto! Cos'è che ti spaventa, ragazzo? Sapevo che eri in grado di seguire le mie tracce. Ha reagito come mi aspettavo. Voglio farlo conoscere al maestro. Non capisco. Che cosa è successo? Sì? Sono Yamazaki, del Dipartimento di Sicurezza delle Nazioni Unite, la mia assistente. Yuka Ozenshi, lieta di conoscerla. Scusi il disturbo, ma vorrei fare due chiacchiere con suo figlio riguardo l'accaduto. Beh, accomodatevi. Quando sei entrato in quel salone, ti ricordi quanti contenitori hai visto che racchiudevano i corpi? Dai 15 ai 20 circa, ma potrei anche sbagliarmi. E come hai fatto a uscire da lì? Hai detto che c'erano almeno 6 persone armate lì dentro. Riesco solo a ricordare che ad un certo punto devo essere svenuto. Hai visto nessuno allontanarsi dalla zona? Cerchiamo qualcuno che sia in grado di aiutarci a ricostruire il tuo racconto. Crediamo che tu abbia inventato quella storia perché stai costruendo delle bombe in quella fabbrica. Questa è bella, quindi sarei un terrorista. Se non è così, come ti spieghi allora tutte quelle esplosioni? Ho già detto che non riesco a ricordare quello che è successo. E ti fa comodo! Credo che sia sufficiente per ora. Sto dicendo la verità. C'erano delle persone con degli strani poteri. Perché non volete credermi? Forse ti sei imbattuto in un gruppo di criminali che si autodefiniscono sensitivi e che conducono esperimenti sulla ristrutturazione umana. Una banda di criminali sensitivi? Non abbiamo prove che dimostrino che siano sensitivi. Secondo me sono solo una banda di delinquenti. Ben organizzati, ma non sensitivi. Non so dirvi altro. Ci terremo in contatto, grazie per la sua gentilezza. Dovremo tenerlo d'occhio. Sei ancora diffidente? Non c'è niente che dimostri che lui non fa parte di quella banda. Io ho la sensazione che sia un ragazzo innocente che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Chissà, comunque lo scoprirò sicuramente. Giugiu, fermati. Dove stai andando? Stai uscendo per cercare quel ragazzo, vero? Di che cosa ti preoccupi, Wong? Ho avuto il permesso dal maestro. Sì, certo che l'hai avuto. Ma ricorda bene una cosa. Se quel ragazzo manderà a monte la nostra operazione, pagherai questo errore con la vita.
Cosa ci fai qui? Voglio che tu ti unisca a noi. Non direi sul serio. So benissimo che tu e i tuoi amici non siete altro che una banda di criminali. Mi ha messo al corrente un investigatore della sicurezza. Quell'uomo disprezza i sensitivi perché è stato incaricato di distruggerli. Ecco perché ci definisce criminali. E quando scoprirà che sei un sensitivo, perseguiterà anche te. Il fatto è che i nostri cervelli sono più progrediti dei loro. Ecco perché ci temono. Raccontami un'altra storiella. Pensala come vuoi, i fatti non mentono. Sto cercando di salvarti la vita. Vieni con me e te lo dimostrerò. Potrai uscirne fuori se non ne sarai convinto. Fermo, bastardo! Ora ho la prova che fai parte di quella banda. Non è vero. Sta commettendo un errore, signora. Forse adesso mi crederai. Andiamo. Puoi tornare indietro se vuoi. Cosa? Non voglio che tu in qualche modo ti senta costretto. Devi farlo per una tua libera scelta. Ormai ho deciso di venire. Voglio sapere se sono davvero un sensitivo e scoprire cosa è successo in quella fabbrica. Dove mi stai portando? Ti sto portando a incontrare il maestro. Perché lo chiami maestro? È l'uomo che dirige il nostro gruppo. È molto saggio e molto potente. Eh? Maestro, lui è Koichi. L'ho portato per farglielo conoscere. Sono lieto che tu abbia deciso di venire. Stai cercando di capire se sono o no una persona affidabile. Stai anche pensando a come poter fuggire da qui nell'eventualità che decidessi di non unirti a noi. Sei un ragazzo particolarmente riflessivo. Lei sa leggere il pensiero? Devi sapere che sono molto esperto in questo campo. Non appena comincio a sondare i tuoi pensieri, c'è molto poco che tu possa tenermi nascosto. È naturale cercare di resistere all'inizio, ma credimi, presto ti convincerai che è il tuo destino diventare parte della nostra piccola famiglia. Non mi tocchi! Sono ancora talmente sconvolto. Ti senti a disagio. Hai le idee confuse, è più che naturale. Prenditi tutto il tempo che vuoi, ne riparleremo. Jojo? Sì, maestro. Per favore, mostragli la sua stanza e assicurati che sia trattato come si conviene. Ai suoi comandi. Wong. Maestro. È spiacevole, ma dovrai uccidere quel ragazzo. Non riesco a sondare la parte più profonda della sua mente. Sono molto sorpreso. Nessuno era mai stato capace di impedirglielo finora. È questo che mi preoccupa. Potrebbe sconvolgere il nostro piano primario e non permetterò a nessuno di interferire sul suo sviluppo. Occupati di lui. Come desidera. Quando potrò andarmene da qui? Sei libero di andartene quando lo desideri. Vorrei poterti credere. Perché non impari a fidarti di qualcuno? Credevo che saresti stato felice di trovarti tra sensitivi come te, gente che ti capisce e ti accetta per quello che sei, e di essere parte della rivoluzione che io so che avverrà. Cosa succede se rifiuto? Non puoi volerti inimicare questo gruppo, Koichi.
Pensaci attentamente prima di decidere. Te ne vai così presto? La festa si è appena riscaldata. Bene, bene, hai fatto veramente una buona impressione al maestro. Mi ha chiesto di darti questo messaggio. Addio per sempre, moccioso. Oh! Oh! Cosa? Riconosco queste creature. Erano nei miei sogni. Provengono dalla Torre di Babele. Sento che siete qui per aiutarmi. Quindi perché aspettare ancora? State aspettando, idioti! Fate fuori quel ragazzo! Considerevole. Chi mai potrebbe batterlo? Concorda con la profezia che aveva predetto che un giorno sarebbe apparso un uomo dai grandi poteri accompagnato da 3 protettori. Quel ragazzo deve essere lui. Il prescelto Babil Junior. Il prescelto. Lo sapevo. Mamma, papà, potrei non rivedervi più, ma devo seguire il destino che mi è stato assegnato. Ti darò ogni cosa. Vieni a reclamare i tuoi diritti di nascita.
Benvenuto nella grande torre. Ti stavo aspettando, Babil Junior. Babil Junior. Tell all.